Addizionale IRPEF al centro dell'arena comunale. Dopo l'aumento di tutte le voci che saranno a carico dei contribuenti pescaresi, questa è l'ultima in ordine di tempo. Lo scontro si accende come si era acceso per Tari, IUC e spese connesse. Questa volta i 5 Stelle dissotterrano l'ascia di guerra e presentano ben 707 emendamenti per bloccare l'approvazione. Il ricatto funziona, tra virgolette, nel senso che con i nostri 707 emendamenti hanno deciso di ascoltarci. La nostra proposta è di diminuire, dimezzare l'indennità degli assessori e di togliere un assessore che potrebbe essere scelto ad esempio tra quelli che non sono stati selezionati pubblicamente o che non sono frutto di una indicazione popolare. La scelta poi è politica è loro. Abbiamo chiesto anche un 10% di riduzione dei gettoni dei consiglieri e una riduzione delle indennità di quello che è il nuovo staff che il sindaco brillantemente ha deciso comunque di prendersi. La maggioranza interrompe la seduta di consiglio e si chiude in sala giunta con le opposizioni per ascoltare le proposte e arrivare a un compromesso. Il centrodestra chiede di muoversi in maniera progressiva. Verifichiamo cosa accade a fine ottobre con i primi incassi della Tari e vediamo cosa succede a fine anno sempre con la Tari e anche con l'IMU. A quel punto possiamo vedere quale sarà la capacità dell'ente comune a riscuotere e capiamo in effetti poi se si dovrà andare nel predissesto oppure si può fare una situazione più controllata. La maggioranza ascolta le parti e infine decide. Quello che conta alla fine sono sempre e solo i numeri. La difficoltà è questa, che siamo praticamente alla raschiatura del fondo del barile. Il bisogno di visibilità politica si capisce, però il bilancio e direi anche la matematica ha le sue esigenze. Sono stati presentati gli emendamenti ostruzionistici, ovviamente questi emendamenti possono avere un senso se servono a marcare una istanza politica che potrà essere accolta in qualche misura lieve, ma nella sostanza il fabbisogno dell'ente rimane quello.